Papiro Fontana, l'insegnante Viviana Rizzi e poi i professori non sono degli impiegati, non avendo nulla da togliere agli impiegati. I professori sono delle persone che sono a contatto con dei ragazzi. C'è un certo tipo, si crea un certo tipo di rapporto con questi ragazzi, dunque non hai un pubblico generico e vario a cui sottoporre le tue dimostranze. Hai dei ragazzi che tu segui per un anno, per 2 anni, per 3 anni e così via. Vorrei parlare invece un attimino in maniera più generale, sempre come hai sottolineato tu a titolo personale, ma anche se io penso le organizzazioni entro le quali militiamo, certamente ce le portiamo appresso, ce le portiamo addosso, però io questa sera non sono portavoce di nessuno se non di me stessa. La scuola col tempo ha perduto questa funzione di agenzia di formazione. L'insegnante quindi si è trovato in una società in cui la scuola non serve a niente, non prepara a niente, e i ragazzi sanno che col titolo non potranno accedere a nessun posto di lavoro, risultato hanno una scarsa valutazione della scuola. È sottoscritto tempo fa, si indicava la necessità di utilizzare i consorzi di Ragusa per l'installazione per i colleghi, che non ha subito pianificazione, evoluzione e sia abbastanza incerto. Allora, come amministrazione abbiamo voluto riconvocare le parti della funzionamento perché i consorzi di Ragusa sì, intanto non mettiamo più un arresto, almeno personalmente. Quindi anche nell'ultima parte che vi abbiamo firmato, siccome non sono stati precisati quei punti, ci ritorniamo. Se ci sono delle divergenze che possiamo appianire, siamo d'accordo. Noi non possiamo muovere, cioè abbiamo delle difficoltà oggettive, cioè noi non riusciamo a quantificare obiettivamente il lavoro. Quindi se voi ci dite che noi siamo perfettamente a conoscenza dei lavori che dobbiamo eseguire, allora vediamo. Cioè non è che noi stiamo contestando il fatto di non doverli fare, però vediamo. Ora se voi di volta in volta ci dite è il vostro compito, cioè il vostro carico, ve lo quantifichiamo, di andare a progettare gli impianti in un certo modo, è chiaro che noi cerchiamo di fare delle opere che siano congeniali a noi e ovviare a quegli inconvenienti che possono comportare. Tenga conto però che noi diamo delle indicazioni di massima, per carità, lei sta facendo questa soluzione, ma per noi non è affatto congeniale, per noi è una cosa che non va. Pensi che già questo, questi primi quindi questo qua metteremo allora come lo modifichiamo, in che misura? I tempi sono diversi. No, cioè Caruso, parliamoci chiaro, lei può essere anche nelle condizioni di dire lei mi deve fare quest'opera in questo modo. Credi, se abbiamo raggiunto un accordo ottimale, penso da ambo le parti, e sono stati appianati quei punti di divergenza che per un po' di tempo ci hanno lasciato in equilibrio e finalmente possiamo dare il via ai lavori per poter dare anche manforte sia alla cittadinanza nella fornitura praticamente nel metano, sia agli installatori ragusani per poter attuare queste trasformazioni di impianti all'esterno e all'interno delle abitazioni. Non abbiamo trovato grossi ostacoli, diciamo, erano punti poco chiari e che semplicemente discussi in breve tempo, quindi hanno trovato una soluzione immediata, direi. E la legge basso, va bene? Abbasso. Cosa? Basso. Nostro compleanno. Telegiornale. Come c'è papà? Deve fare con l'inchino così, quello così. Allora, diventa il nostro così compleanno. Questi sono 5 anni. Sono Alberto. Con signori e signori, arriva il Ciocio! Telegiornale. Arriva il Ciocio! E
così, guarda, questo è il ciclino, vuole battere i bottoni ali di Batman. Così, guarda, e li rimettiamo così, perché così c'è scritto, Alberto vuoi. Un lavoro, evidentemente c'è stato uno studio più approfondito, più serio. Tutto ciò comunque deve essere integrato da quello che io chiamo. La Regione appunto ha comunicato la volontà di sciogliere il Consiglio Comunale di Ragusa. A questo fax seguirà un decreto di scioglimento che pensiamo a breve. E noi abbiamo ritenuto opportuno di uscire dalle logiche di partito e crearci in gruppo insieme al Consiglio Comunale per dare servizi ed essere a disposizione della cittadinanza che ci ha eletti. L'apprezzamento, diciamo diverso, che è stato operato dalla giunta di governo, almeno stando alle notizie apparse sui giornali, ci fa pensare che non ci sia stata una decisione confortata in maniera piena da una disposizione di legge. Perché è chiaro che è una battaglia politica che si andrà alle prossime elezioni e il piano regolatore non c'entra un tubo. Il 31 dicembre 1993 è stato il cavallo di Troia con il quale si è voluta o meno fare una certa azione politica. Innanzitutto mi sembra che qualche tempo fa lei avesse dichiarato pubblicamente all'opinione pubblica che se fosse stato necessario lei e la sua giunta eravate prontissimi a dimettersi pur di fare in modo che non arrivasse il commissario provveditore. Sebastiano Meduzzo, professore all'Accademia delle Belle Arti di Catania, oltre che scenografo del piccolo del Massimo di Catania per il Teatro Stabile. Ho avuto dalla io dico, deve finire questo delirio, questa sbornia, diciamo, di lavarci il cervello giorno per giorno con le mode estremizzanti, inutili, con l'immagine della televisione. Dottore Spata, l'importanza per i bambini del teatro? L'importanza dei bambini per il teatro è notevole. Io faccio sempre un confronto tra la forma di spettacolo che, a cui il bambino assiste più frequentemente, che è la televisione. È una cosa che è diventata importante e purtroppo è parecchio dannosa. Si è visto che un bambino passa veramente troppo tempo davanti alla televisione, più tempo che a scuola. I genitori dovrebbero rendersi conto che hanno a casa un potente insegnante che può chiaramente educare i loro figli.